È un settore che fa da traino all'economia, è all'avanguardia e guarda sempre di più ai giovani, è quello dell'edilizia. Per far comprendere a tutti come è cambiato questo settore, torna un evento ormai giunto alla nona edizione, il concorso di arte muraria. Ed è stato il piazzale della Scuola De Magistris di Anagni ad ospitare l'evento Edil Trophy 2023. L'iniziativa è promossa e coordinata a livello provinciale dall'SFCPT ed ha visto diverse categorie dei migliori lavoratori edili del territorio cimentarsi nella realizzazione di un manufatto in muratura. Questa fase provinciale si va a incardinare a una successiva selezione regionale e successivamente i vincitori rappresenteranno il Lazio nella fase nazionale che quest'anno si terrà a Bari. Noi per questo evento abbiamo coniato uno slogan: portare il cantiere in piazza. Il nostro intento è far conoscere il nostro ente e il nostro mondo, soprattutto ai più giovani. Siamo molto contenti, io anche in premessa quando abbiamo presentato l'evento avevo molto piacere ad arrivare qui ad Anagni. Lo abbiamo reso itinerante, cerchiamo di avvicinare più persone possibili, cerchiamo di far capire attraverso queste giornate in che maniera si è evoluto il nostro settore. Questa era un'iniziativa che ho iniziato proprio io quando ero presidente dell'ESF, quindi questa parte già da circa 15 anni. Siamo stati fermi per un po' per lockdown, un po' per altre vicissitudini, per cui siamo alla nona e io sono alquanto emozionato a vederla qui oggi, questa bella manifestazione, perché è una manifestazione che gratifica sia il nostro settore ma specialmente ha un alto spessore sociale. Un settore fondamentale, quello dell'edilizia, che va sostenuto. Registriamo un calo di presenze nel settore edilizio che arriva a essere anche preoccupante, quindi l'istituzione, la Regione Lazio varerà anche dei progetti per qualificare, professionalizzando ulteriormente queste figure. Il concorso di arte muraria ha avuto anche il patrocinio del Comune di Anagni. Siamo felicissimi questa mattina di ospitare questa bellissima manifestazione che, oltre a creare un evento, accende un focus importante su una professione che purtroppo oggi è nello stereotipo delle persone, diciamo, una professione di ripiego. Invece oggi questo evento, grazie all'organizzazione, ci sta mostrando veramente che è una professione altamente tecnica e che può dare sbocchi non solo a livello occupazionale meramente economico, ma anche soddisfazioni personali.